Kim Kardashian prende in giro Khloé, ma che vestiti hai? Tra sorelle è normale prendersi in giro, ed è quello che fanno tuttora Khloé e Kim Kardashian, anche se hanno superato i 30 anni da un bel pezzo. Alti livelli di trash. Se c'è una cosa che le sorelle fanno con costanza e che nel corso della vita non cambierà mai, è lo scambiarsi i vestiti, o, se preferite, rubarli a vicenda dall'armadio. Stessa cosa vale per Khloé e Kim Kardashian che, pur essendo milionarie e avendo un guardaroba in grado di far piangere di gioia una ragazza per ore, non resistono alla tentazione di curiosare tra i loro reciproci vestiti per prendere qualcosa in prestito. Nella preview del prossimo episodio del reality show Al passo con i Kardashian, si vede chi mandare nella stanza che Khloé ha adibito a camerino per i vestiti e controllare i suoi abiti. Questo è accaduto perché, mentre Kim sembrava un po' assente e assorta nei suoi pensieri, Khloé ha pensato bene di aiutarla a distrarsi chiedendole di sistemare con lei il suo guardaroba. Grosso errore. La socialite ha guardato con occhio critico e impietoso i vestiti della sorella, toccandoli con mano come se ne fosse anche un po' disgustata. Questa biancheria rossa è praticamente la cosa migliore che hai nell'armadio. Quindi tu indossi questa roba? Ha chiesto indicando delle giacche piene di paillettes. Ma perché mai mi è venuto in mente di chiederle questo? Ha detto pentita Khloé. È probabilmente la peggiore idea che io abbia mai avuto, perché adesso inizierà a torturarmi. Kim ha continuato la sua ispezione e a un certo punto non si è più trattenuta, questo è jersey shore ad alti livelli, ha dichiarato scioccata. Un momento esilarante che rispecchia la vita familiare che le sorelle più famose del momento vivono tutti i giorni. Sorelle di pancione. Non c'è ancora conferma ufficiale, a parte quella di Kim Kardashian, ma sembra che nella casa più spiata d'America il prossimo anno arriveranno ben 3 bambini. Mentre Kim si è rivolta a una madre surrogata, sembra che Khloé e Kylie siano proprio incinte dei loro primi figli, queste due gravidanze non sono state però confermate, e c'è chi dice si tratti più che altro di una bufala. Ma sarà davvero così? Indiscrezioni vogliono che Kylie Jenner soprattutto abbia già speso circa 70.000 euro per il guardaroba della bambina, comprando soprattutto online tutine e accessori. Per adesso nulla è stato confermato, ma i rumors non accennano a diminuire. La dieta forzata di Kanye. Well folks, it's time to kick it old school. È stato svelato da alcune fonti vicine alla coppia, che Kim Kardashian avrebbe imposto a Kanye West di mettersi a dieta prima dell'arrivo del terzo figlio. Il rapper avrebbe preso qualche chilo negli ultimi tempi, soprattutto per questioni legate allo stress emotivo, già in passato erano trapelati dei rumors che volevano Kim preoccupata per la salute del marito. Kanye si starebbe cibando soprattutto di junk food, cosa che lo avrebbe appesantito a dismisura nell'ultimo periodo. Ma Kim Kardashian vuole che tutto sia perfetto per l'arrivo del nuovo bebè, anche la forma fisica del papà, quindi Kanye dovrà dire addio ad hamburger e patatine, almeno per ora.